onda su Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi. E allora ci colleghiamo con Venezia. Tra l'altro parlavamo proprio prima della città veneta per un altro motivo. In questo caso però entriamo nel vivo dell'80esima mostra internazionale d'arte cinematografica, proprio con il Festival del Cinema di Venezia, e con un hair stylist marchigiano che lì sta conciando per le feste, proprio il caso di dirlo, molti ospiti che sono proprio a Venezia. Buon pomeriggio Gianluca Ferroni con noi. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Allora Gianluca, tu sei un hairstylist marchigiano, sì, e sì. Ora dove sei esattamente? Sono al Salotto delle Celebrità, siamo a circa 500 metri dall'Excelsior e sì, da noi vengono vari artisti che noi acconciamo, sia maschili che femminili. Quindi diciamo prima poi di fare i famosi red carpet fest. Esatto, esatto, perché tra un'ora c'è il red carpet e noi passano da noi alcuni e li acconciamo e poi loro vanno a fare questa sfilata. Grande sfilata. Senti Gianluca, qual è l'acconciatura preferita da queste star? Allora, guarda, sembra un di controtendenza, ma va molto il capello molto morbido, liscio e qualche raccolto, ma molto molto sobria, cose molto sobrie, non molto eccentriche, ecco. E tra l'altro non solo grandi star hollywoodiane che stanno appunto portando cinema, ma anche tanti personaggi della televisione. So che sta per arrivare la Gregoracci, giusto per dare qualche nome. Sì, sta arrivando la Gregoracci, è arrivata Manila Nazzaro, poi alcuni personaggi televisivi tipo Pago del Grande Fratello. Certo, vabbè, un po' tutto lo showbiz, sì, 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 no? Che si ritrova là. Esatto, esatto. Ma sappiamo anche che poi quando ci sono questi red carpet, la gente praticamente si fionda a vedere queste sfilate che diventano un vero e proprio show per chi è lì. Esatto, esatto. Sembrano, passatemi il termine, sembrano indemoniate le persone, talmente sono formidabile queste gente. Guarda, certo. Veramente, quando vedono questi personaggi vanno via di testa. È vero, perché poi noi ce ne li acconciamo e loro vanno via di testa. E allora, Gianluca, noi ti auguriamo buon lavoro grazie. Salotto delle Celebrità. È bello sapere insomma che c'è un marchigiano, un hairstylist che sta portando la sua maestria anche proprio in un contesto internazionale come il Festival del Cinema di Venezia. Qui su Radio Linea numero 1 intanto c'è Bruno Mars.